Venerdì 5 marzo siamo nell'auditorium di Marche Multiservizi a Pesaro, dove la società proprio che gestisce tantissimi aspetti della nostra vita di tutti i giorni ha organizzato un incontro pubblico destinato alla conoscenza del biodigestore che sarà realizzato a Talacchio. Un incontro davvero interessante, sono stati chiamati dei relatori importanti, dei relatori d'eccezione che dovranno affrontare l'argomento dal punto di vista scientifico, anche proprio per entrare nel merito di quelle che sono le questioni più importanti legate soprattutto ai rischi o meno della salute delle persone e dell'impatto ambientale che avrà questo biodigestore nella zona dove sarà costruita. Siamo con Enrico Davoli, professore dell'Istituto Mario Negri di Milano, un istituto eccellenza nazionale a tutti i livelli per quello che riguarda la ricerca. Lei è venuto oggi qui a Pesaro per tentare di capire quali possono essere le cose positive e quelle negative legate alla realizzazione del nuovo biodigestore. L'impianto, dunque, è importante non tanto per il territorio, è importante su scala globale ragionare su questo genere di impianti. La frazione organica, la materia organica, il nostro oro, non possiamo perderlo, bruciarlo o disperderlo. Questo impianto, rispetto a quello che un ricercatore sa e vede e legge dalla letteratura, è il culmine del riciclo, dell'ottimizzazione del riciclo per recuperare la frazione organica. No, quindi i nostri scarti della cucina recuperati con una raccolta differenziata, quindi puliti, recuperati con raccolta differenziata. Si recupera con una digestione anaerobica parte dell'energia come metano, come biogas, viene purificato, diventa metano, si levano alcuni inquinanti come l'H2S, eccetera. E poi viene digerito, viene fatto un compostaggio aerobico e viene umificato, per cui la frazione organica viene fissata in acidi umici che poi possono essere messi sul terreno ed entrano, rimangono nel terreno. Quindi sono importanti più che proprio per questo territorio, per la città, che non so quale sia, lo diceva il sindaco di Urbino, sono importanti per il macro territorio, per la vostra regione, ma anche per su scala globale, per la nostra salute. Professore, lei durante la sua presentazione ha fatto una notazione, ha detto che la percentuale sopportabile di tollerabilità degli odori è del 2%, noi abbiamo fatto un calcolo abbastanza approssimativo che si aggira quindi intorno ai 30 minuti al giorno di odore da dover sentire in certe situazioni. Nel caso del biodigestore di Talacchio, lei pensa che sarà effettivamente così? Dunque, se l'impianto viene gestito bene e monitorato, è difficile dirlo. Diciamo che noi puntiamo quello come obiettivo, come è necessario poter mettere una soglia per poter dire questo va bene, questo non va bene. È stato condiviso questo 2% di un certo livello di odore, eh? Quindi due unità olfattometriche il 2% del tempo al massimo, e questo è considerato tollerabile. È difficile dare una risposta a questa domanda. Questo impianto, non so, le case sono molto lontane, sono 700 metri, 900 metri, quindi secondo me non arriveranno a questi livelli. È difficile dare una risposta a priori, perché dipende molto dall'ambiente locale. È necessario fare dei monitoraggi sulle emissioni affinché i livelli siano questi, e dei monitoraggi anche poi sul funzionamento nel territorio per poter aggiustare i parametri in modo che l'impatto sulla molestia sia minimo, sia tollerabile, sia veramente tollerabile dai cittadini, cosa che è fattibile. Professor Davoli, in linea di massima quindi non ci dovrebbero essere dei problemi per la salute di coloro che abiteranno nell'area circostante al biodigestore, considerato anche il fatto che comunque si parla come minimo di 800-900 metri delle abitazioni più vicine rispetto al sito. Tutta la parte di digestione anaerobica avviene in un impianto completamente chiuso, no?
quindi l'impianto funziona in anaerobiosi, senza aria, quindi non perde, non entra e non esce niente di quello che si forma lì dentro. Fra l'altro questo impianto diminuisce l'inquinamento perché leva lo zolfo, l'idrogeno solforato, che poi è uno dei responsabili delle formazioni dei cattivi odori. Noi abbiamo pubblicato un lavoro in cui abbiamo fatto vedere che questi impianti diminuiscono l'odore degli impianti di compostaggio che seguono. Amministratore delegato di Green Factory, Mauro Tiviroli, ci spieghi esattamente di cosa si tratta, per quale motivo è stata creata questa società che si chiama Green Factory. Green Factory è stata costituita appositamente per gestire la progettazione, la realizzazione e poi la gestione di un impianto di biodigestione anaerobica annesso impianto di compostaggio aerobico. Quindi è un impianto che tratta e i rifiuti organici delle cucine, delle mense e quindi la parte della alimentare congiuntamente agli sfalci e le potature, e da questo trattamento ne esce biometano che ovviamente può essere utilizzato per riscaldamento e autotrazione e del compost di qualità da quale ammendante per l'agricoltura. Il biodigestore sarà un impianto veramente importante, avrà un grande impatto da tanti punti di vista. Oltre che quello ambientale, avrà un impatto molto importante anche dal punto di vista sociale, perché lei nella sua presentazione ha detto che saranno comunque impiegate almeno 40-50 persone nella costruzione e nella realizzazione dello stabilimento, e poi una quindicina ci lavoreranno a tempo, si può dire, prolungato e indeterminato per il suo mantenimento. Confermo, sicuramente ha un impatto occupazionale importante sia nella fase di realizzazione, infatti sono stimate 40-50 unità nelle imprese che lavoreranno alla costruzione, in quelli che ovviamente costruiscono la parte tecnologica, così come saranno necessarie 14-15 unità per la sua gestione, quindi avrà un impatto occupazionale che anche dal punto di vista sociale si va ad aggiungere a quello che secondo me è un contributo altrettanto significativo nel contenimento dei costi della Tari, perché con un impianto locale smetteremo di portare i rifiuti in giro per le altre regioni e quindi i cittadini potranno beneficiare di questo minor costo che si può essere stimato in circa 1 milione all'anno. E quindi, come dico io, a me piacciono le moltiplicazioni, in 10 anni i cittadini della nostra provincia potranno risparmiare circa 10 milioni di minor costi nella Tari. L'impatto ambientale dell'attività del biodigestore sarà a diversi livelli. Ci sarà produzione di biometano, ci sarà produzione di compost e ci sarà anche un grandissimo risparmio dei consumi legati proprio a quello che è il trasporto dei mezzi che tutti i giorni devono poi in realtà andare nei luoghi dove viene riciclato il rifiuto organico, che in questo caso finalmente potrebbe essere decisamente ridotto grazie alla vicinanza appunto del biodigestore nella nostra provincia. Sì, lei mi ha fatto prima la domanda dal punto di vista sociale. Io metterei davanti a livello di importanza, proprio perché se vogliamo guardare le nuove generazioni, vogliamo dire in prospettiva, metterei davanti quello che sono gli impatti positivi sull'ambiente. In particolare, come dicevo, smetteremo di fare 400-500 km ogni camion tutti i giorni per portare i rifiuti in altre regioni, quindi ridurremo in modo significativo quello che è l'inquinamento atmosferico della CO2 e quindi andremo a combattere e a contribuire alla lotta nel cambiamento climatico. Così come il biometano ci consentirà di dare un contributo significativo a quello che è il processo di decarbonizzazione che comunque tutto il mondo ci chiede, evitando di andare a prelevare metano da carbon fossili, perché comunque potremo produrre biometano da fonte rinnovabile. Quindi, così come il compost ci aiuterà, visto e considerato che il nostro obiettivo è di fare il compost di qualità che potrà essere utilizzato anche in agricoltura bio, quindi contribuirà notevolmente ad avere degli ammendanti naturali, così come prima scherzosamente ma non tanto il sindaco di Urbino citava l'aspetto del letame, ovviamente questo è un ammendante organico e comunque ha la stessa impostazione.
contribuirà notevolmente, dicevo, ad arricchire il terreno di sostanze organiche e anche a ridurre quelli che sono gli emendanti chimici, quindi contribuirà ad avere un terreno comunque sempre fertile, meglio lavorabile e sicuramente meno inquinato da critogamici piuttosto che emendanti chimici. Quindi, come vede, il contributo dal punto di vista ambientale è molto molto significativo e credo soprattutto che questa sia veramente la concreta attuazione dell'economia circolare. Se no, altrimenti senza impianti continuiamo a prenderci in giro, continuiamo a chiedere ai cittadini di fare degli sforzi per fare la raccolta differenziata, però poi dopo non contribuiamo in modo significativo a quello che è l'obiettivo finale, che è quello del recupero e del riuso. Io credo che si faccia fatica a prevedere degli impatti negativi. L'evento di oggi era proprio finalizzato a contribuire ulteriormente a rendere dotti e consapevoli i cittadini, e non solo i cittadini ma anche le istituzioni e le associazioni in modo particolare, che è un impianto che credo che ha un impatto positivo sull'ambiente dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico e soprattutto guarda le future generazioni. Credo che non dico che bisognerebbe applaudirlo, però sicuramente contrastarlo con dei motivi che molte volte sono strumentali, ovviamente credo che non faccia onore a quello che dovrebbe essere la nostra responsabilità. A me piace più il termine responsabilizzazione verso i nostri figli e verso quello che lasciamo alle nuove generazioni. Architetto, lei ha presentato il progetto che è alla base della realizzazione del biodigestore, addirittura da quello che abbiamo visto si tratterà addirittura di un abbellimento di tutta la zona. Sì, sono partito dalla presentazione della primavera di Botticelli, no? Quello è un abbellimento della donna, oppure in effetti la cultura può abbellire anche la natura naturale, ma noi in fondo nelle nostre campagne non c'è una natura completamente naturale, anzi è una natura governata e disegnata da millenni di lavoro umano, no? E quindi noi continuiamo in quel lavoro utilizzando l'ambiente anche per fare cose come una produzione come quella del digestore, che è positiva, no? Si tratta oltretutto di un impianto che sarà fruibile, l'abbiamo visto, ci si potrà entrare, si potrà visitare, potrà essere visitato dalle scuole, sarà veramente alla possibilità, alla portata di mano di tanta gente che eventualmente vorrà capire come avvengono questi processi di riciclo dei rifiuti. Sì, ho avuto occasione di visitare questo tipo di situazioni. La cosa interessante per il territorio è che sono oggi, hanno raggiunto un livello di tecnologia su basi scientifiche che è da gusto osservarla, nel senso che sia ragazzi sia persone che vogliono visitare trovano in quel luogo lì una, per esempio l'automazione, come tutto viene automaticamente monitorato attraverso dei visori, è come un videogioco bellissimo in cui ci sono operatori nella sala controllo che controllano macchine automatiche che in realtà digeriscono, è uno stomaco vivente messo anche in schermo, ecco. Una notazione un po' curiosa, si ricorderà architetto che nella storia l'uomo ha sempre costruito tumuli proprio per racchiudere quelle che sono tombe, quelli che sono addirittura templi, quelli che sono delle situazioni in cui comunque andava rammentata e ricordata la storia. Ci troviamo quasi in una situazione del genere, perché questo enorme tumulo che per quello che ci ha descritto sorgerà nell'area di Talacchio potrebbe addirittura ripercorrere questo tipo di impostazione. Beh, tumulo è interessante perché effettivamente c'è, cioè, il tumulo, così come la grotta in cui vivevano gli uomini, e lì in fondo avveniva questo scambio tra energia, natura, intelligenza, no? In maniera, quindi è un bel discorso, una bella metafora. E, diciamo, sì, potrebbe essere una cosa di questo genere, perché in fondo quello che mi ha fatto pensare, cioè il pensiero che ho avuto nell'immaginarlo, è stato proprio questa, diciamo, perfezione e imperfezione umana che è in grado di generare, no, energia dal cibo. E lì ho visto il cibo, è il cibo che noi non consumiamo, cioè il cibo non è il rifiuto,
è come quello che noi non abbiamo consumato, unito alla fibra, al legno, diventa energia. E perché questa energia non ha come una coltre, un ventre come quello della primavera di Botticelli, quindi educato, vestito, fiorito, no? Fatto civiltà. Ecco, tutto qua. Daniele Tagliolini è il presidente di Marche Multiservizi. È stato un incontro fortemente voluto quello che voi avete organizzato qui presso l'auditorium di Pesaro per illustrare alla popolazione, a tutti coloro che volessero partecipare, si trattava infatti di un incontro pubblico, quelle che sono le caratteristiche del nuovo biodigestore che sarà realizzato a Talacchio. Ma l'obiettivo era proprio quello di dare la giusta e corretta informazione, una comunicazione nei confronti del cittadino e delle troppe tante notizie fuorvianti che sono venute fuori in questi ultimi tempi. Il biodigestore anaerobico e compostaggio penso che sia un livello di impiantistica importante per il nostro territorio, che va nella giusta direzione dell'economia circolare e di completamento del ciclo dei rifiuti organici, degli sfalci e delle potature. Proprio pensando a tutto quello che è economia circolare, Green Job e Next Generation EU, dobbiamo sempre di più credere fortemente che questo tipo di percorsi, questo tipo di impianti può essere la risposta giusta all'interno dei territori per creare innovazione e essere citati come esempi virtuosi all'interno dei processi e non andare sempre a portare degli esempi che vengono da territori lontani. Marche Multiservizi, in questo caso Green Factory, vogliono dimostrare nei fatti quello che hanno sempre fatto, cioè mettere a sistema la qualità della vita e la qualità ambientale. In questi anni posso dire sicuramente che gli obiettivi prefissati del miglioramento della qualità della vita e della qualità ambientale sono stati un obiettivo raggiunto e che vogliamo continuare ad intraprendere nel percorso futuro. Ha fortemente voluto un approccio scientifico in occasione dell'incontro di oggi, proprio per far sì che quello che lei ha detto, che deve essere un approccio etico, sociale ed economico della realizzazione del biodigestore, potesse essere effettivamente spiegata in maniera trasparente e corretta a tutti quanti. Ma volevamo, il professor Davoli è stata una persona che ha definito e percorso alcuni aspetti di carattere scientifico all'interno della presentazione ed era proprio quello che volevamo mettere in campo, capire come certi impianti hanno una rispondenza sul territorio. La conoscenza è sicuramente un fattore fondamentale per avere il giusto approccio rispetto all'impiantistica e a questi progetti. Noi dobbiamo mettere a sistema questi circuiti e farli diventare veramente un'innovazione etica, sociale, di conoscenza. Penso soprattutto anche all'ambito delle scuole. Sempre più spesso le scuole affrontano gli scenari, no? Anche attraverso i movimenti creati da Greta Thunberg. Queste economie devono entrare sempre di più, le economie sostenibili, i green job, all'interno della nostra quotidianità, e questo penso che le scuole possano avere un ruolo fondamentale. La scienza e la cultura scientifica devono essere parte del nostro percorso formativo. Ingegnere, quindi ci descriva brevemente cosa succederà nel nuovo biodigestore da un punto di vista proprio concreto. Tecnicamente ci sarà una trasformazione della frazione organica, quella che quotidianamente produciamo per la preparazione di cibi ed alimenti, e avverrà appunto una trasformazione di questa materia, questo rifiuto, in ammendante, in concime per l'agricoltura, e in biometano, che non è nient'altro che il metano che usiamo per scaldare l'acqua sui fornelli o riscaldarci l'acqua per fare il bagno.
La localizzazione del nuovo biodigestore è stata individuata nella zona di Talacchio, un'area di 12 ettari che quindi è un'area decisamente grande che ricoprerà un'ampia zona di territorio. Tra tutti i posti che abbiamo considerato questo era il migliore perché è già inserito in un'area industriale da piano regolatore del comune di Vallefoglia e abbiamo preso un'area così grande per consentire tutte le mitigazioni con alberi e strutture di cui oggi avete visto una preview a cura dell'architetto Gaudenzi proprio per rendere l'impianto il più possibile integrato nell'ambiente e magari riuscire anche ad abbellire la vicina area industriale. Ingegner Malcor, sono intervenuti durante il dibattito due sindaci, uno si è dimostrato a favore della realizzazione dell'impianto al punto tale che è dispiaciuto per non averlo avuto sul territorio, un altro invece che ha un comune molto più prossimo rispetto a quello dove sarà realizzato il biodigestore invece era decisamente più perplesso. Cosa si sente di dire al riguardo? Questo dovreste chiederlo ai sindaci, fondamentalmente noi cerchiamo di fare il nostro meglio e proporre il miglior progetto che c'è dal punto di vista della tecnologia esistente, minimizzando gli impatti ambientali e azzerando il rischio della salute dei cittadini vicini. Più i cittadini, quindi i rappresentanti sono vicini, più sentono il problema e magari sono più attenti a altre sfaccettature. L'impianto comunque avrà una ricaduta positiva anche sull'occupazione e sull'indotto perché genererà, noi speriamo che generi un beneficio, oltre a quello sulle tariffe di smaltimento che invece ne saranno beneficiari tutti i cittadini della provincia, anche quelli che adesso non sono serviti da Marche Multiservizi ma da ASET e dagli altri comuni presenti nel territorio provinciale. Era necessario poi anche la creazione di questo impianto perché effettivamente nelle Marche uno stabilimento del genere non esiste, purtroppo molto spesso, anzi sempre, tutti i nostri rifiuti organici dovevano essere trasportati fuori regione. Assolutamente sì, impianti di questo genere non sono ancora stati realizzati, se ne parla molto come istanze, come progetti, come presentazioni, ma di realizzato ancora non c'è niente. Quindi è necessario fare in fretta anche con le autorizzazioni per poter consentire ai rifiuti della provincia e della regione di essere trattati all'interno senza trasferire benefici ad altri territori, perché è uno degli aspetti più importanti che credo abbia sottolineato il sindaco di Urbino nella sua esperienza di agricoltore è restituire il materiale organico al terreno. L'impianto che promuoviamo, che stiamo cercando di realizzare, produce oltre a biometano di cui tutti potranno soffrirne perché quasi tutti siamo attaccati alla rete del gas, c'è qualche casa isolata ancora no, però la gran parte dei cittadini hanno la possibilità di soffrire del gas, è importantissimo sfruttare la parte organica del rifiuto in agricoltura, quindi non perdere o non far allontanare anche questo materiale che è importante per tutte le coltivazioni. Si è conclusa dopo oltre 5 ore di dibattito questo incontro pubblico organizzato da Marche Multiservizi. Il presidente Daniele Tagliolini l'ha fortemente voluto per poter dimostrare la grande trasparenza della società così ben radicata nel nostro territorio e che tante cose fa per la nostra vita quotidiana. Si è trattato di un incontro davvero interessante, hanno partecipato in tanti nonostante le restrizioni del Covid, chiaramente era tutto perfettamente in regola, ma in molti hanno partecipato anche proprio dalle esterno e non è un caso che ci sono state tante domande riguardanti soprattutto quello che è stato lì, quello che sarà l'impatto sulla salute del nuovo biodigestore. Il professor Enrico Davoli dell'Istituto Mario Negri di Milano ha dato delle risposte interessantissime, le abbiamo sentite durante l'intervista che abbiamo realizzato con lui. Green Economy è un grandissimo tema, soprattutto rivolto al futuro. Rossini TV era qui per voi.